Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, vi do il benvenuto in questo primo incontro pubblico organizzato nell'ambito del progetto internazionale Mind Generation eh, ed è eh, che è un, un, un progetto, un, un incontro nell'ambito eh, del progetto Mind Changers Regions and Youth for Planet and People. Mol, molti di voi lo sapranno. Come molti di voi sapranno, anche che ehm, Mind Changer è, è finanziato dal programma. DEAR della Commissione europea dove DAR sta per Development Education Awareness Arising e eh, l'obiettivo di Mind Changers per chi non lo sapesse è di creare e rafforzare collaborazioni tra giovani, ehm, organizzazioni della società civile e autorità locali per promuovere l'impegno giovanile sui temi ehm, e, e pregnanti nella, negli obiettivi eh, di sviluppo sostenibile e in particolare in particolare migrazioni e cambiamenti climatici di cui avremo modo anche di ovviamente ampiamente eh, parlare eh, oggi. Eh, prima di procedere con, eh, con gli interventi dei nostri ospiti di oggi, passo subito la parola eh, a, ehm, a Davide Gandolfi che è responsabile eh, del settore relazioni internazionali e cooperazione della regione Piemonte. Quindi Davide, a te. Intanto anche da parte mia della Regione Piemonte, buongiorno e benvenuti a tutti. Lasciatemi innanzitutto dire che è un piacere vedere dopo questi anni difficili la sala piena, specialmente in un progetto di internazionale dove il cuore è proprio lo scambio tra persone e tra territori. Quindi questa è la prima riflessione che desidero condividere con, con voi tutti prima ancora di addentrarmi brevemente in un altro paio di riflessioni che consegno in apertura di lavori. Prima ancora però eh, vi porto innanzitutto i saluti dell'assessore regionale alla cooperazione internazionale Maurizio Marrone che purtroppo in questo momento non può essere qui con noi perché trattenuto in lavori d'aula in Consiglio regionale, avendo lui anche la delega ai rapporti tra Giunta e Consiglio, non ha, non ha potuto almeno per il momento eh, raggiungerci e Lasciatemi anche ringraziare tutti quelli che tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a partire dai miei colleghi, dai colleghi del, del mio ufficio, eh, Angelica, Nicola, Claudia, Giorgio Garelli che è qua anche se ufficialmente eh, già eh, non, non è più con noi, ma ha rappresentato una pietra miliare della cooperazione regionale per tanto tempo. Eh, Riccardo Lombardo e Mariangela della comunicazione, Coop come coorganizzatori, Giulia Randazzo, quindi scusate ma ci tengo molto a nominarli uno per uno perché è giusto che abbiano anche questa, questo momento di chi lavora dietro, dietro le quinte. Un paio di, di riflessioni quindi per, per andare poi a, a chiudere il, il mio intervento. Questo è un progetto, eh, come ben sapete, che ha l'obiettivo principale, e anche la Giulia Fornaro, la nostra moderatrice ce l'ha già ricordato prima, di mettere in contatto i giovani, di, far, eh, di dare uno spazio ulteriore eh, al protagonismo giovanile su temi molto delicati e molto attuali come possono essere eh, il cambiamento climatico e, e le migrazioni. Allora forse qualcuno sentendo la mia carica potrebbe eh, avere anche pensato del perché eh, di fatto eh, siano le relazioni internazionali così, così toccate dal, da questo progetto, perché le riteniamo comunque molto, molto centrali. Mm, questo perché di fatto eh, queste, queste riflessioni questi argomenti, questo momento di scambio così, così vivo che sta avvenendo tra i partecipanti in, in questi due giorni, di fatto è un, un metodo, un, una maniera, uno strumento per stimolare i contatti internazionali, le relazioni, le relazioni internazionali, accrescere quella sensibilità sul... Sulla diversità, sull'importanza sull del confronto, che poi è anche alla base eh, del, del, del diffondere una cultura di, di sensibilizzazione, un'attenzione alla solidarietà fino ad arrivare alle attività di cooperazione internazionale. Quindi lo vediamo veramente come un, un, processo, un processo unico. Sono sei i territori partner di questo, di questo progetto. Oltre l'Italia abbiamo ormai quelli che sono amici da, da Belgio con la Federation Wallonie, dalla, dalla Francia, dalla regione della Rioca in, in Spagna, dalla, dalla Romania e Land Baden-Württemberg che raccoglierà il testimone di questo evento il secondo anno. Non vi rubo più, più tempo se non per eh, augurare a tutti un buon pomeriggio di lavoro, ringraziando ancora... Una volta, anzi non l'ho ancora fatto, anche gli, gli speaker che dopo questa sessione di saluti istituzionali si alterneranno sul palco dando il loro preziosissimo, interessantissimo e internazionale contributo su temi veramente al centro dell'agenda pubblica, nazionale e internazionale. Grazie a tutti. Bene, grazie, grazie a te Davide. Allora direi che proseguiamo con due istit saluti istituzionali ancora. Allora vorrei chiamare qui Viviana Galli della Direzione Generale per i Partenariati Internazionali della Commissione Europea. Quindi prego. Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, farò il mio intervento in inglese, quindi se qualcuno ha bisogno dell'interpretazione in eh, questo è il momento. Um, I would like to thank Vorrei ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento per averci invitati eh, a partecipare. Sono davvero molto felice di essere eh, qui e di poter incontrare tutti i giovani coinvolti nei vari progetti, nelle varie iniziative eh, di questo progetto Mind Changers. Come eh, sapete la popolazione giovanile è più grande che mai e gli giovani in tutto il mondo sono agenti del cambiamento, hanno un ruolo fondamentale nel contribuire al, all'innovazione e al cambiamento sostenibile. Ursula von der Leyen l'anno scorso ha detto che il 2022 sarebbe stato l'anno europeo della gioventù, per riconoscere il ruolo importante della gioventù nella nostra società di oggi, l'Unione Europea si impegna per dare voce ai giovani e metterli al centro dei nostri programmi e delle nostre politiche sia in, a livello interno e anche proprio per le azioni esterne dell'UE vogliamo essere sicuri che tutte le politiche i programmi che implementiamo se, vadano a favore dei giovani l'anno scorso abbiamo creato la prima Youth Sounding Board per le, i partnership internazionali e sono molto felice di avere con noi Omnia che è la prima presidente di questa Sounding Board, più tardi ci spiegherà come lavoriamo insieme. E si tratta di un gruppo di 25 giovani di tutto il mondo che ci sostengono nella Commissione Europea eh, per, per l'empowerment giovanile e per come coinvolgere i giovani. Ieri è stato un giorno molto importante per tutti i giovani del mondo e per noi è stato. Ehm, è stato adottato il primo eh, piano per i giovani eh, per le azioni esterne dell'Unione Europea che eh, va eh, a fornire un quadro politico eh, completo per il coinvolgimento giovanile in tutto il mondo. Vogliamo creare una partnership strategica con i giovani sulla base di tre pilastri, coinvolgere, co collegare, connettere e agire. Questo evento di oggi rientra proprio all'interno di questo nuovo piano con le autorità locali e le, le organizzazioni della società civile che possono sostenere i giovani. Ehm, soprattutto a livello di, eh, di, di azioni sui cambiamenti climatici e sulle migrazioni. Eh, sicuramente ci saranno grandi importanti contributi sia dagli speaker invitati ma anche dai ragazzi che hanno partecipato ai lavori di questi giorni e dei mesi scorsi anche. Eh, vi invito anche a leggere il piano per i giovani dell'Unione Europea e, e aiutarci a metterlo in pratico. Grazie molte. Grazie, grazie Viviana Galli. Allora adesso passo la parola a Stefania Di Campli, presidente del consorzio ONG Piemontesi. Prego. Grazie. Benvenute, benvenuti. Anch'io sottolineo la bellezza di, di essere di nuovo qua, ma soprattutto sottolineo il fatto di avere una platea giovanile. Ormai siamo abituati a platee più, più vecchie. E ho anche la fortuna di essere qui perché di solito faccio un po' non il lavoro dietro le quinte, non sono operativa, no? ma il lavoro burocratico. Quindi respirare un po' di contatto umano giovanile mi fa sempre bene. Solo due parole sul COP per sottolineare l'importanza di questa partnership tra enti pubblici. E associazionismo, società civile. Il COP è un'associazione di secondo livello, ormai raccoglie eh, al suo insieme, insomma raggruppa eh, 33 associazioni, e eh, nata appunto nel 1997 con 11 associazioni, col passare del tempo si è ampliata nelle dimensioni. Un po' Eh, voglio lasciarvi soltanto tre parole eh, da, da condividere. Innanzitutto il fatto che eh, siamo, siamo qui a parlare di cambiamenti climatici, a parlare di immigrazioni, ma sicuramente su questo ne sapete più di me. Io vorrei che ci concentrassimo di più sul senso della partecipazione, del coinvolgimento giovanile, eh, mai come in questi ultimi anni si sente parlare di partecipazione giovanile, i giovani non partecipano, non è vero, sono cambiate le modalità. E... Le persone non partecipano e allora chiediamoci il, il perché o meglio cerchiamo di identificare nei nostri meccanismi di partecipazione se effettivamente vogliamo una partecipazione giovanile o se noi mettiamo degli ostacoli alla partecipazione giovanile. Se andate a fare delle ricerche di psicologia, di sociologia, eh, vedete che diversi psicologi hanno elaborato scale di partecipazione. E fondamentalmente con piccoli ritocchi tutti le dividono in tre macro eh, settori no? che è quella della partecipazione fittizia io ti invito tu sei là bene hanno partecipato tutti questi giovani oggi all'incontro ma di fatto no è soltanto appunto delle figurine messe lì poi c'è quello in cui invece vi informiamo di quello che succede e poi c'è la terza Grosso raggruppamento, no? il grosso raggruppamento che è quello di dire: Ok, ascolto quello che dite e ve lo faccio mettere in pratica. E forse proprio nel momento in cui eh, si lascia questa, questa libertà, eh, un nostro cantante e cantautore ormai scomparso, Gaber diceva che la libertà è partecipazione, e, e forse quando viene fuori l'altra parola che vorrei lasciarvi, quella della leggerezza. Quando si affrontano temi difficili, spesso pensiamo che le tematiche difficili debbano essere affrontate insomma, in modo molto serio, in modo anche insomma, un po' compito. E forse no, forse abbiamo bisogno della leggerezza, della freschezza giovanile. E io mi sono segnata alcuni. Alcune, fra, alcune frasi che, che ho visto in varie manifestazioni giovanili, no? dove la spontaneità eh, viene <ride> da forse il meglio, e, e forse potrebbero essere tacciate di, eh, di scorrettezza, di essere spudorati, però forse è, è veramente la, la vera partecipazione, il vero messaggio che viene dal di dentro, e forse lo interpretiamo con modelli vecchi. Tipo eh, più sesso orale, meno riscaldamento globale? Oppure è mai possibile che il pianeta sia più caldo di me? O di caldo voglio gli appuntamenti, non il pianeta? Ecco che appunto possono essere cose prese un po'. Eh, scandalosamente, ma in realtà effettivamente c'è fantasia, c'è freschezza, c'è leggerezza nell'affrontare un, un tema difficile. L'altra cosa che, che voglio appunto lasciarvi come, come parola, la terza parola, è stupore. Io credo che insomma dobbiate sempre stupirvi e dobbiate sempre stupirci. E vi lascio una frase di un altro scrittore italiano che io amo molto, Italo Calvino, che diceva contano due principi, non farsi mai troppe illusioni ma non smettere mai di credere che ogni cosa che fai potrà servire. Grazie. Grazie, grazie. Stefania Di Campli, eh, sulla scia di queste ultime frasi. Ehm... Me ne ero segnata anch'io un paio che avrei detto alla fine, ma ben si collegano con, con quello eh, che ha appena detto lei. E mh, mi sento di citare Jane Goodall, che è una famosa ecologa. Non viviamo un solo giorno senza avere un impatto sul mondo circostante. Ogni azione fa la differenza. State a decidere quale tipo di differenza vuoi fare. Quindi, su questo eh, insomma, mi piace aprire eh, gli interventi che adesso seguiranno e che man mano presenterò. Ehm, dico solo due parole di, di, di chi sono io ma solo per dare un senso alle due cose che dirò a complemento eh, di, di quello che diranno gli autori io sono appunto Giulia Alice Fornaro sono una giornalista scientifica ehm, sono, lavoro all'Università di Torino nell'ambito eh, di una redazione che lavora per valorizzare la ricerca dell'Università di Torino quindi multidisciplinarietà è, è un primo punto che è quello che in qualche modo sentiremo anche oggi l'importanza di affrontare la complessità di queste problematiche migrazioni e, e, e clima e crisi climatica ehm, in un ambito multidisciplinare ehm, in cui veramente ehm, il, la, la somma delle parti è molto più delle parti eh, singole e, e l'interazione genera complessità e dobbiamo essere pronti ad affrontare questa complessità. Ehm, sono, eh, ho partecipato come università al, alla stesura di questo, questo volume che si può anche scaricare eh, su, su, su Zenodo, che è una piattaforma ma insomma, si trova facilmente, Lessico e nuvole le parole del cambiamento climatico ehm, che è appunto una guida che in qualche modo vuole puntualizzare ehm, un, un po' di lemmi, un eh, lessico quindi un po' di lemmi scientifici ehm, e comunque appartenenti alla ricerca ehm, è in italiano, anche se in realtà i termini sono anche tradotti in inglese come in inglese sono le, eh, le referenze eh, che ci sono alla fine di ogni lemma per, mh, approfondire eventualmente questo mh, lo dico solo perché nell'ottica di mind changers mi è sembrato insomma di capire e apprezzo che eh, i giovani che stanno partecipando attivamente a questo progetto sono spinti a basarsi sui dati perché poi ehm, e, i dati e, e i fatti sono quelli da cui dobbiamo partire per, per Cambiare anche, insomma, dobbiamo basarci su una, su una realtà. Ecco, eh, allora non, 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 non mi dilungo oltre, eh, ma appunto si è parlato di parole, eh, Stefania Di Campi ha, ha fatto emergere alcune espressioni. E, e andando avanti con le parole e con i concetti, eh, quello di cui sentiremo, insomma, qualche parola chiave che sentiremo oggi eh, è crisi climatica, ovviamente, giustizia climatica, che è una nuova. Eh, modalità in qualche modo di, di, di vedere anche la crisi climatica che non è solo CO2 nell'atmosfera, eh, effetto serra e, e eh, varie, eh, varie tematiche legate alla fisica dell'atmosfera. Attivismo, giovani, arte e sviluppo sono, sono altri concetti, ma ce ne saranno altri che sentiremo oggi pomeriggio. Ora molto brevemente, adesso mi accingerò a presentare eh, ciascuno eh, de, degli speaker, delle speaker eh, che parleranno oggi, abbiamo quattro interventi, eh, essenzialmente eh, riassumendo eh, partiremo con la prima speaker che in cui... Con la quale capiremo in qualche modo l'impatto che la, questa situazione, crisi climatica e migrazioni connesse hanno sui, sui giovani eh, di oggi, su chi nasce oggi, su chi è molto giovane oggi e la conseguente mh, importanza fondamentale di coinvolgere i giovani perché anche numericamente sono, sono una, una forza, ecco, una forza a tutti gli effetti. Eh, ascolteremo eh, la storia di Cico Mendes che, eh, che, che ha avuto eh, molti di voi lo conosceranno, insomma un ruolo fondamentale nel cercare di combattere il disboscamento ehm, nell'Amazzonia e per questo è stato anche eh, ucciso, quindi un martire in questo senso, eh, ma parleremo anche di arte, di come l'arte eh, è fondamentale per coinvolgere, perché se la scienza dà i dati, la scienza eh, ti, ti, ti dà una visione della realtà, eh, per coinvolgere davvero le persone, il pubblico, gli, addetti, gli non addetti ai lavori è necessario toccare altre corde, quindi le emozioni, eh, quello, la vituperata per però la storytelling, insomma, è importante per, eh, per questo. Quindi si parlerà di arte. Ehm, e eh, il terzo intervento verterà su darci delle nuove prospettive invece sul tema del cambiamento climatico e delle sue cause. Eh, e prenderà spunto anche ad alcuni interessanti episodi di attualità. Infine mh, parleremo di attivismo e di come è cambiata in qualche modo la percezione dell'attivista negli ultimi vent'anni. Con sperabilmente qualche consiglio su come ci si può oggi. Eh, al giorno d'oggi insomma mobilitare per promuovere i diritti umani. E, dunque, quindi questo è un po' l'indice in qualche modo di quello che andremo a sentire oggi. Eh, ora mi appresto a, a chiamare sul palco la prima speaker di oggi che è Omnia El Om Omrani. Eh, Omnia viene dall'Egitto, è una specializzanda di chirurgia plastica e ricostruttiva, è rappresentante dello Youth Sounding Board per, la per le Partnership Internazionali della Commissione Europea. Prego Omnia vieni pure intanto um, ed è tante cose e eh, 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 tante altre cose svolge altri ruoli ma ve lo, ve lo, ve lo racconterà lei. Ci, mi preme solo dirvi che appunto ha diversi anni di esperienza nel campo dei, dei cambiamenti climatici con un focus particolare sulla salute, questo evidentemente è, è dovuto anche al suo, alla sua professione eh, oltre che, che, che si affianca in qualche modo al suo attivismo. Eh, ed è, eh, cosa importante che probabilmente citerà anche lei, autrice principale in collaborazione con l'Unicef e, e l'OMS eh, di una pubblicazione sul coinvolgimento dei giovani. Che, che è il tema appunto di questo speech, inclusione, inclusione significativa dei giovani, un futuro promettente. Omnia a te. Is Buonasera a tutti, sono molto felice di essere qui con voi quest'oggi. Io sono Omnia Elomrani e sono attualmente membro del primissimo Youth Sounding Board del DG sulle partnership esterne dell'Unione Europea. Sono anche prima rappresentante al COP17 che esiterà proprio nel mio paese, in Egitto. È la prima volta che il presidente del COP ha definito un ruolo particolare per i giovani e quindi io parlerò a nome del coinvolgimento dei giovani in occasione della COP che è tra meno di 30 giorni. Mi occupo anche, sono anche un medico, mi occupo come abbiamo sentito di chirurgia plastica e ricostruttiva. Come giovani abbiamo sentito i cambiamenti ambientali del cambiamento climatico sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, ma l'abbiamo percepito anche sui nostri amici. Allo stesso tempo siamo anche la fetta demografica più importante al mondo, 1,4 miliardi di giovani al mondo, almeno uno di noi ha vissuto uno dei principali rischi, le inondazioni nel in Pakistan, ma le ondate di calore che vediamo in altre regioni, le malattie portate dagli animali che stiamo vedendo in Africa, la carenza di acqua, l'insicurezza alimentare. Allo stesso tempo un bambino nato oggi, vediamo la slide successiva, Come dicevo, un bambino nato oggi nel 2020 rispetto a una persona invece nata nel 1960 vivrà da 2 a 8 volte le esperienze estreme vissute dai propri genitori. Vedete che un bambino nato nel 2020 vivrà almeno il doppio delle volte di ondate di calore, 2,8 volte le inondazioni, 2,6 volte le siccità che stiamo vedendo anche in Europa e in molti altri paesi. Quando parliamo di migrazioni dovute agli eventi meteorologici estremi a cui stiamo assistendo, più di 50 milioni di giovani e ragazzi ogni anno sono obbligati ad abbandonare i propri paesi e stanno migrando, attraversando i confini. Inoltre, se pensiamo ai disastri naturali specifici come ad esempio la siccità, possiamo vedere che circa 160 milioni di ragazzi vivono in aree a rischio di siccità, allo stesso tempo 500 milioni di giovani vivono in aree che sono ad alto rischio di inondazione. Questi numeri sono importanti e questa è la dimostrazione del fatto che c'è bisogno di agire come giovani, perché noi abbiamo al momento, vediamo un'adeguata volontà. Politica. E se questo continua, saremo noi a soffrire di più di questa carenza di capacità di volontà politica. Inoltre, siamo anche la fetta demografica più grande al mondo e siamo anche più creativi. Questo significa che noi stiamo scendendo in strada, stiamo usando le nostre voci per reclamare la giustizia climatica e l'equità intergenerazionale. Allo stesso tempo, stiamo anche utilizzando la nostra capacità creativa per creare delle soluzioni locali. Posso citare un esempio che viene dall'Egitto, dove ci sono dei giovani imprenditori che stanno sviluppando o delle Soluzioni di energia pulita, accessibili e sostenibili, li conosco anche dei giovani leader, ad esempio in Uganda che stiamo piantando centinaia di alberi di specie diverse. E in Guatemala posso citare giovani agricoltori che stanno creando delle soluzioni per risparmiare l'acqua in modo che gli agricoltori possano adattarsi alla siccità. ci sono tanti altri progetti analoghi anche in Africa, stanno creando ad esempio delle sementi resistenti alla siccità. Questi sono tutti esempi di quello che i giovani stanno facendo sul campo, ma la domanda più importante è ora. Come possiamo trasformare queste soluzioni trasformative a livello locale? Come possiamo portarle a livello delle decisioni politiche internazionali? Ecco perché sono molto felice di far parte del primo Youth Sounding Board. Abbiamo bisogno, come Movimento dei Giovani, di avere un meccanismo partecipatorio formale che garantisca che la nostra partecipazione, le nostre voci, le nostre soluzioni siano... Trasferite anche ai decisori politici in modo significativo ma anche in modo sostenibile. Noi non siamo soltanto un'aggiunta alle soluzioni definite dagli adulti, non vogliamo soltanto parlare senza che ci sia un follow up, noi siamo partner del processo di decisione politica ed ecco perché il New Sounding Board è stato creato. E siamo in 25 advocate che arrivano da diverse discipline in tutto il mondo, proveniamo da eh, tanti settori, sono l'unica dal settore sanitario, però ognuno è un attivista nella propria comunità con un background particolare. Ci siamo incontrati a Bruxelles, vedete la fotografia, prima di incontrarci di persona comunque per 3-4 mesi abbiamo portato avanti delle consultazioni con i gruppi di giovani e con gli attivisti alla base per capire quali sono le loro esigenze, quali sono le richieste per avere una politica più responsabile nei confronti dei giovani. Questo con l'obiettivo di arrivare ad un coinvolgimento significativo dei giovani. Questo è un report basato sulle voci e le consultazioni portate avanti da ciascuno dei 25 membri dello Youth Sounding Board. Abbiamo coinvolto giovani di 50 paesi in modo da poterci poi concentrare sui temi che per loro sono i più importanti. Vi invito a leggere questo report, ci sono tante aree tematiche che abbiamo individuato e su cui abbiamo lavorato come gruppo di lavoro, aree legate al cambiamento climatico ma anche alla pace e alla sicurezza, alla sanità e alle migrazioni. Ritorno a questa slide molto importante. Questa è un'immagine della COP25 e questa è la mia delegazione. Noi siamo stati tra i giovani delegati che hanno partecipato alla COP e volevamo enfatizzare e ricordare che la crisi climatica è una crisi sanitaria, non riguarda soltanto l'ambiente ma riguarda anche la nostra salute, il nostro futuro e la nostra prosperità. Noi non vogliamo vedere eh, i nostri figli, i nostri nipoti e dir loro che noi l'opportunità ce l'abbiamo avuta ma non siamo riusciti ad agire. Noi non chiediamo di essere soltanto intorno a un tavolo, ma vogliamo che ci sia un reale orientamento delle politiche. Noi vogliamo essere parte ufficiale delle delegazioni che vanno alle COP o vogliamo ad esempio far parte di un consiglio dei giovani che possa dare un input ai nostri governi per dire che cosa devono fare in maniera significativa e partecipata. Questo Youth Action Plan è stato adottato ieri. Come Youth Sounding Board siamo stati consultati per formulare questo piano d'azione che la Commissione europea sta elaborando per coinvolgere meglio i giovani in modo da saper rispondere alle esigenze dei giovani, in modo che ci sia un processo di co-creazione con i giovani e questo per creare un meccanismo partecipativo che possa fungere anche ad esempio per altri. Prima di concludere vorrei parlare di nuovo della COP27 eh, che si terrà a breve. Una delle aree fondamentali che vorremmo affrontare durante la COP27 è la migrazione dovuta al clima che colpisce in particolare i giovani e i bambini in tutto il mondo. La Conference of Youth si terrà tre giorni prima della COP organizzata da cinque organizzazioni giovanili egiziane e, e i giovani stanno organizzando questo evento di tre giorni che parlerà di capacity building ma riguarderà anche le voci dei giovani perché noi vogliamo sviluppare un Global Youth Statement una dichiarazione dei giovani globali che sarà presentata alla COP27 in modo che faccia parte dei negoziati globali parleremo di migrazione in questa dichiarazione quindi anche se non riuscirete a partecipare alla COI a Sharm el Sheikh potete partecipare online diffondete questa notizia tra i vostri gruppi di giovani tra i vostri gruppi di attivisti quindi potrete partecipare anche online a questa tre giorni precedente alla COP27 che si chiama COI17 e poi ci sarà anche un padiglione per I giovani per la prima volta uno spazio durante la Climate Change Conference. Invitate, dunque, i decisori, invitiamo i decisori politici a co-creare soluzioni insieme a noi giovani. Inoltre, il 10 di novembre, online e di persona, ci sarà il Youth and Future Generation Day, una giornata dedicata durante la conferenza ai giovani. E infine, per concludere, io. Credo che la crisi climatica, soprattutto la migrazione climatica, sia una delle dimostrazioni più evidenti della disuguaglianza intergenerazionale che va risolta. Come giovani noi siamo partner naturali, siamo partner uguali nell'agenda climatica e quindi la nostra creatività e la mh, volontà politica dei diversi stakeholder del servizio pubblico ma anche privato devono... Eh, mettersi insieme affinché la nostra sia l'ultima generazione a dover affrontare la crisi climatica. Grazie. Grazie, grazie molto Omnia, grazie anche per essere stata breve. Infatti, gli interventi di adesso de devono essere brevi e concisi per riuscire insomma, a, a finire per tempo eh, tutto. Ma poi ci prenderemo del tempo anche per qualche intervento da parte de dei giovani che hanno partecipato a Mind Changer Generation. Ora ehm, voglio dare la parola e chiamare già qui Aline Yasmin, che è la presidente dell'associazione Spirito Mundo con sede in Belgio. È un'associazione che ha l'obiettivo di realizzare progetti che uniscono l'arte e la cultura ai diritti umani, all'istruzione all'ambiente, per sensibilizzare e, e coinvolgere eh, su questi temi. Eh, Aline è, è laureata in eh, filosofia, è un'artista multidisciplinare, lavora come curatrice e produttrice a Bruxelles per conto dell'alleanza dell dei popoli della foresta amazzonica in Europa. Eh, sarà molto interessante capire anche lo stato di salute della, della foresta amazzonica. Grazie. A te. Buongiorno a tutte e a tutti, intanto vorrei ringraziarvi per questo invito, mi sento immensamente fiera, onorata come attivista, ma soprattutto vi ringrazio per l'opportunità di rappresentare il Comitato Chico Mendes. Mi chiamo Aline Yasmin, sono italo-brasiliana, nata in una città sud-est del Brasile che si chiama Vittoria, eh, nel centro urbano eh, di una capitale. Ma fin quando mi era possibile mi sono sempre rifugiata nella natura. Eh, ho subito scoperto molto presto il, il cammino dei villaggi indigeni, dei gruppi etnici guarani e Tupikim, che sono vicino alla mia città natale. Mi sono fatta degli amici, ho, ho capito l'importanza dei popoli tradizionali nella protezione dell'ambiente e le loro lotte per il diritto di vivere. Sui territori che sono sempre stati minacciati. L'indignazione per questa persecuzione costante, ma anche il rispetto per la cultura e le modalità di vita della foresta hanno fatto, sono cresciuti in. Me e mi sono resa conto che era possibile impegnarmi per loro. Uh, ho avuto anche l'occasione di sviluppare con loro progetti e collaborazioni. Quando mi sono definitivamente installata in Europa, più precisamente in Belgio nel 2016 e ho visto da lontano l'ingiustizia su tutti i popoli del Brasile, con tutte le notizie che mi arrivavano, allora ho sentito veramente che c'era un appello a sostenere queste comunità. L'Amazzonia è il più grande simbolo di questa impunità di questa ingiustizia. Ho capito che visto che ero in una città politica come Bruxelles era più facile farmi sentire. Ho dunque iniziato a manifestare da sola, portavo dei cartelli in strada e chiedevo alle persone di esprimersi ed esprimere il loro sostegno all'Amazzonia. C'era un decreto che doveva essere votato in Brasile quel, me, quel mese, proprio quel mese, e questo ha risvegliato in me il desiderio di impegnarmi in favore di questi popoli, mentre ero in terra straniera. Per, è stato un caso, ma sono stata invitata a partecipare alla produzione di una serie di documentari brasiliani sulla visita di un leader indigeno a Shaninka in Europa. La buona relazione con il regista, originario dell'Amazzonia brasiliana, si è sviluppata e quindi abbiamo... Eh, creato uno di quei film eh, che eh, sono eh, fondamentali per la nostra associazione. Il film Empate racconta la lotta di Chico Mendes e in questa riunione noi abbiamo anche avuto la presenza di Angela Mendes, eh, figlia e erede della lotta dei popoli tradizionali dell'importante leader assassinato da più di tre decenni in Brasile. Questi incontri sono stati cruciali per realizzare, perché io realizzassi l'importanza di impegnarmi nella difesa di questi territori e della più grande biodiversità esistente al mondo. Ora faccio parte dell'Alleanza dei popoli per la foresta in Europa, accanto ad altre persone, esperti, militanti e, e mh, artefici della causa ambientale. Ho raggiunto il movimento Rise for Climate con cui collaboro eh, per organizzare manifestazioni e con altri movimenti, partner come Fridays for Future, Stop Ecocide e Extension Rebellion a cui partecipo come attivista. Come produttrice artista e curatrice capisco che l'arte e la cultura sono mezzi per sensibilizzare e stimolare la cittadinanza attiva e l'ambiente per l'ambiente e l'impegno per l'ambiente anche grazie all'esercizio di una coscienza critica e in modo ludico ecco perché la nostra associazione promuove eh, cine di Dibattiti, concerti educativi, workshop, residenze artistiche tematiche, realizzazione di film e di mostre, eccetera. Sono solo alcuni dei mezzi che abbiamo trovato per parlare di ambiente e raggiungere e coinvolgere i giovani. Parallelamente il contatto con il film che racconta la storia della resistenza della foresta, fatta da Chico Mendes, mi ha veramente molto toccata. Mi sono resa conto dell'importanza della loro lotta, soprattutto della forza che si ha quando si lavora insieme, la forza della collettività e dell'unità, della sua comprensio comprensione del valore dei giovani come garanti dell'avvenire dell'umanità, dell'importanza di prepararli a fare questo. Un pacificatore che grazie a un movimento sindacale è riuscito a dialogare e a elaborare un metodo in cui tutti si riunivano eh, i giorni di minaccia, minaccia di deforestazione per incontrare gli oppositori e convincerli ad abbassare le armi e a, e a stoppare le loro macchine, per spiegare che la, la foresta una volta tagliata non, non avrebbe mai garantito la loro esistenza, che l'Amazonia la, è un elemento fondamentale e che ognuno è responsabile della sua sicurezza. A poco a poco la tensione è salita ed è... È iniziata una guerra e Cicco Mendes è stato assassinato perché diventava più forte e la sua voce stava guadagnando terreno nel mondo e mobilitava numerose altre voci che credevano anche di poter mantenere la foresta in modo sostenibile. Ha dichiarato, all'inizio pensavo che di battermi per salvare le piante. Adesso eh, poi ho pensato che mi battevo per salvare la foresta amazzonica. Adesso realizzo che mi sto battendo per l'umanità. La sua voce è stata spenta il 22 dicembre 1988, ma invece di eh, indebolire la lotta dei popoli, la morte di Chico ha eh, permesso un nuovo, ha dato un nuovo slancio. C'è stata una pressione internazionale. Nel 1987 è stato vinto il premio globale 500 dell'ONU per la difesa eccezionale dell'ambiente. Il giorno dopo la sua morte i compagni di Chico hanno deciso di fondare un comitato per fare luce su questo crimine ma soprattutto per continuare la lotta. In seguito a questo il governo federale ha creato nel 1992 la riserva estrattivista Chico Mendes. Oggi ci sono circa 970.000 ettari. Eh, che sono eh, sta, utilizzati per creare le zone di estrazione e i diritti dei popoli, eh, dei popoli in modo sostenibile. Oggi il Comitato è rimasto attivo e oggi è un ONG di cui sono membro, eh, con Angela Mendes come presidente, affinché il messaggio continui. Una delle principali priorità dell'organizzazione è appunto rendere autonomi i futuri leader, una delle preoccupazioni ricorrenti dell'attivista assassinato che appunto aveva enunciato prima della morte nel settembre 1988 in una lettera indirizzata ai giovani del futuro che diceva Attenzione giovani del futuro, il 6 settembre dell'anno 2120, anniversario o prima centenario della rivoluzione socialista mondiale che ha unito tutti i popoli del pianeta in uno stesso ideale, uno stesso pensiero e che ha messo fine. A tutti gli nemici della nuova società. Rimane soltanto il, so, il ricordo di un triste passato di dolore, di sofferenza e di morte. Mi dispiace. Io sognavo, quando ho scritto questi, questi eventi, che non vedrò io stesso, però ho avuto il piacere di aver sognato. E questo messaggio è diventato il marchio dei suoi ideali: si è trasformato in un programma di formazione e di sensibilizzazione delle comunità che vivono nelle, nelle riserve di Chico Mendes. Le sfide, le sfide non sono rare, le minacce sono numerose, sostenute dalle politiche degli ultimi anni che eh, favoriscono la deforestazione e la persecuzione dei diritti umani. In prima linea, linea della resistenza a queste minacce gruppi, eh, ci sono gruppi che elaborano strategie per, per mettere al centro eh, le popolazioni. E valorizzandone l'identità e le diversità esistenti in Amazzonia. Tra le grandi sfide c'è l'accesso all'educazione formale, la stabilità finanziaria e professionale e i rischi legati alla criminalizzazione crescente che eh, minaccia le loro vite per la difesa della foresta. Attualmente i giovani rappresentano, secondo studi del 2018, circa il 52% della popolazione della riserva Chico Mendes, in un universo di circa 60% famiglie. Alcuni figli dei vecchi coltivatori di caoutchouc considerano spesso l'allevamento di bestiame come la migliore opportunità di ottenere, di ottenere un reddito immediato. L'inaccessibilità eh, all'insegnamento all universitario, la difficoltà a proiettarsi in un avvenire professionale a cui si, che si aggiungono una crisi di identità, di questi giovani sono paradossi permanenti che riguardano quelli che vivono nella foresta e che incoraggiano fortemente la migrazione verso i centri urbani. Viste queste difficoltà con tutte le sfumature, Angela Mendes ha identificato il problema dell'esodo dei giovani e il numero crescente di invasioni, di suddivisioni e di divisioni all'interno della riserva, causato dalla mancanza di investimenti, e nelle politiche pubbliche per l'insieme di questo territorio, ma anche a causa eh, del fatto di aver cancellato la memoria della storia della lotta delle comunità e propone dunque un nuovo paradigma che situa i giovani al centro della conservazione e eh, che rompe con una dinamica predatrice di utilizzo delle terre fortemente incentrata sul bestiame e sull'agrobusiness. Angela, Angela ha fondato il centro dei giovani all'interno del comitato Cicco Mendes nel 2015, composta da giovani impegnati negli ideali e con le preoccupazioni riguardanti il futuro del pianeta, coscienti della storia e del loro potenziale. Hanno lavorato sulla mobilitazione, la sensibilizzazione, l'educazione all'ambiente attraverso attività culturali nella città, eventi commemorativi, dimostrazioni e attività nelle scuole comunali. Il programma eh, Giovani Protagonisti è anche stato avviato, eh, questo che incoraggia un pensiero critico e tecnico che ehm, è stato eh, definito nelle unità di conservazione come un mezzo di, per rafforzare le organizzazioni sociali, le conoscenze tradizionali e per valorizzare la voce della nuova generazione, i, ter i suoi territori, le modalità di produzione e le sue modalità di vita. L'obiettivo è garantire la loro autonomia e sostenere le loro iniziative al fine, eh, in modo che si sentano eh, sostenuti maggiormente. Dal 2017 al 2020 sono stati formati 90 giovani moltiplicatori da 16 a 29 anni eh, di età, che appartenevano tutti a una famiglia residente nelle ris riserve estrattive. La formazione è stata interrotta per il Covid nel 2020, ma quest'anno sta riprendendo forza un nuovo gruppo che ehm, si farà una formazione iniziale e continua che si chiamerà Protagonismo dei Giovani nelle riserve estrattive. Ecco, eh, si compone la formazione di sette moduli. Il corso eh, dura 320 ore, 75 posti vacanti, di cui 50 destinati alle donne. Dopo la formazione, saranno in grado di agire nella diagnosi e la cartografia territoriale, l'organizzazione comunitaria e il rafforzamento delle modalità di produzione agroestrattive. Eh. I corsi sono iniziati nell'aprile 2022 e continueranno fino al novembre 2024. Eh, questi corsi sono frutto si eh, intende riaffermare la propria storia, la gest poi si riafferma la gestione eh, sostenibile passando dal processo di gestione. I corsi di formazione sociale sono sviluppati con una metodologia attiva e si fondano su intelligenze multiple, il protagonismo dei giovani, l'educazione ricreativa e la eh, multidisciplinarietà in cui l'insegnamento e l'apprendimento sono processi di costruzione collettiva. Varie strategie pedagogiche, pedagogiche possono anche essere utilizzate come visite tecniche, letture e discussioni di testi, conferenze, seminari, pratiche sul campo, pratiche di, di stimolo edu, deduttivo, presentazioni musica, musicali e eh, eh, pièce teatrali, audiovisivi, saloni di informazione, letture di immagini e dinamiche. E poi workshop e di dibattiti. Poi si incoraggiano anche il, i processi di comunicazione, l'educazione artistica e la comunicazione popolare sotto forma di giornali, di pitture murali, teatro, programmi radiofonici, poesia, musica e danza. L'approccio ludico dell'apprendimento viene lavorato, utilizzato come uno strumento di autonomia per la rivendicazione sociale. E per finire, ancora altrettanto importante, dal 6 novembre 2020 hanno citato da Chico Mendes nella sua lettera come la base della rivoluzione dei giovani è stato inaugurato il primo festival giovani del futuro organizzato da nuclei di giovani coordinati dalla sua nipotina. E riunire i nuovi leader ambientali del mondo in un'attività culturale è l'occasione di fare di arte e di cultura lo spazio di pensiero critico, sentimento di appartenenza e di collettività e rafforzamento di questo ideale che rimane intatto. L'ideale che è più urgente eh, che mai e eh, che le nuove generazioni siano in grado di ricostruire la storia con più saggezza, generosità e soprattutto con molto amore in più per l'umanità. Questo è il messaggio più importante che vogliamo per finire eh, veicolare e sono sicura di essere nel posto giusto. Grazie mille. Grazie, grazie molto Eleni Yasmin è bella la chiusura su, sull'amore ecco, un amore profondo per, per l'umanità per la natura, la natura che è umanità, ecco questi discorsi per cui dobbiamo salvare il pianeta no, dobbiamo salvare noi stessi insieme al pianeta, eh, noi non siamo qualcosa di diverso dalla, dalla natura e, e questi, apprezzo molto questi progetti di formazione perché insomma eh, gli adulti da un certo punto in poi si, si potrebbero impegnare ma insistere su questo cambiare delle mentalità e dei modi eh, di, di essere, di vedere il mondo consolidati anche dall'età eh, è molto difficile e sui giovani e sulla formazione dei giovani che assolutamente bisogna lavorare. Ehm, bene, eh, vi introduco allora la prossima eh, speaker che penso parlerà in italiano eh, insieme anche al poi successivo che parlerà in italiano ed è Quanza Musido Santos, rappresentante dell'Advisory Board di U.S. Of Justice. Lei è un'attivista italo-afro-brasiliana cresciuta a Roma ed è esperta di diversity management e inclusione, con particolare attenzione all'antirazzismo, alla giustizia ambientale e all'intersezionalità. In qualche modo un concetto che riprenda appunto alla complessità di cui in qualche modo vi, vi accennavo prima. Eh, lavora come consulente per imprese e organizzazioni di adozioni interraziali ed è anche membro del comitato consultivo dell'organizzazione europea Union of Justice fondata dall'attivista Magic Magid nel 2021. Quanza, benvenuta e eh, a te. Grazie, grazie di nuovo per l'invito. È molto importante per me essere qui e soprattutto anche rappresentare Union of Justice che è un po' la risposta ad alcune domande che mi sono fatta da quando ho iniziato il mio attivismo e da quando poi ho iniziato eh, il mio interesse prima personale e poi anche in ambito attivismo um, verso la giustizia climatica. Uh, io infatti nasco più come um, attivista antirazzista eh, per ovvi motivi eh, biografici, eh, ma da sempre ho avuto comunque una certa sensibilità nei confronti dell'ambientalismo dell e della giustizia climatica. Um, e poi, appunto, piano piano ho iniziato a frequentare i vari movimenti, sia antirazzisti che um, ambientalisti, e notavo appunto una uh, preoccupante discrepanza di colore. Appunto, eh, quindi, chi si occupava di antirazzismo erano solo persone razzializzate, sono person solo persone razzializzate. Uh, e chi si occupa di ambientalismo sono per il 99% persone bianche uh, occidentali e quindi uh, Union of Justice nasce proprio per connettere questi due, questi due mondi che in realtà hanno tantissimo in comune lo andremo a vedere. Ok, okay quindi che cos'è appunto um, um, che cosa intendo per eh, la giustizia climatica è una questione di antirazzismo? Innanzitutto è una questione appunto di white supremacy, ovvero il sistema di supremazia bianca in cui viviamo, in cui appunto il bianco è lo standard e tutto il resto appunto va a eh, essere valutato o messo in comparazione eh, appunto da un punto di vista eh, della bianchezza e dell'eurocentrismo. E quindi, appunto, vi consiglio il video eh, che trovate su YouTube, The Danger of a Single Story di Cimamanda Ngozi Adichie che è un'autrice nigeriana, um, perché, appunto, spiega molto bene con alcuni esempi pratici anche, che partono anche dalla sua vita personale, come eh, il. Il, il, il punto di vista unico e univoco va a limitare parecchio le nostre visioni e la nostra capacità di critica, la nostra capacità di informarci a tutto tondo su quello che succede e quindi a darci sempre solo un'unica prospettiva, il più delle volte eurocentrica. E eurocentrica non vuol dire solo in Occidente o in Europa, ma in tutto il mondo, appunto, perché anche nei paesi di ex colonizzazione, comunque, tuttora si studia la storia dell'Inghilterra, la storia della. Francia e raramente si studia invece la storia del paese in cui appunto queste persone poi vanno a scuola um, quello che abbiamo visto anche per esempio a proposito di discrepanze Uh, con appunto il, uh, uh, quello che è successo recentemente in Pakistan e se vi ricordate qualche anno fa anche in Germania, se ci fate caso il modo in cui anche i media hanno descritto uh, queste due um, catastrofi ambientali, uh, nel caso della Germania si parlava molto, in modo molto stupito no? di stupore, uh, wow, incredibile queste alluvioni, uh, assurdo, chi l'avrebbe mai detto, eccetera. Ancora una volta appunto. Eh, complice l'eurocentrismo che appunto ha regalato questa percezione ai, alle persone occidentali, al sistema occidentale che siamo immuni appunto da qualsiasi eh, conseguenza climatica. Um, e in, nel caso invece del Pakistan appunto c'è stato anche meno eh, copertura mediatica relativamente, e comunque in modo appunto sempre un po' come dire, eh, poverini loro eh, si sa stanno in un paese che insomma. Eh, si sa, ci si aspetta queste cose Lo stessa, la stessa discrepanza l'abbiamo vista appunto nella descrizione e nella narrazione della, eh, della eh, crisi appunto del, del, dei rifugiati ucraini in occasione appunto dell'inizio della guerra tra l'Ucraina e la Russia e appunto tutto il supporto globale che hanno ricevuto in modo anche immediato eh, in quanto appunto persone Bianche eh, che non sono nella maggior parte delle volte razzializzate, quindi occidentali, in qualche modo quindi direttamente più meritevoli di supporto e di sostegno. Um... E poi appunto vediamo anche la, la crisi climatica che appunto eh, tocca già più del, eh, di 21.5 milioni di persone e eh, di cui si parla pochissimo. Si parla di migranti economici, si parla di profughi, si parla appunto della guerra in Siria, ma si parla pochissimo dei, dei migranti invece che eh, costituiscono una gran parte, se non la maggior parte, dei migranti che si muovono oggi. Un altro, appunto, un altro esempio che vi volevo portare dei media è appunto, sempre questa invisibilizzazione che non è casuale, è sistemica, è voluta eh, per appunto, continuare a mantenere l'ago della bilancia solo da un certo lato. Questo è un esempio di quello che è successo con Associated Press, che comunque è una ri, un giornale particolarmente rinomato nel, nel mondo della stampa e come vedete hanno fatto, preso una foto appunto, delle attiviste. In occasione di una conferenza climatica, ma c'è una persona che manca. Questa era la foto originale, eh, in cui appunto c'è Vanessa Nakate, che è l'unica attivista nera, l'unica attivista africana eh, e che ha twittato ovviamente: eh, non avete solo cancellato una foto, avete cancellato un intero continente proprio perché appunto anche di Africa si parla sempre solo in termini passivi, in termini di vittime, in termini di migranti, di esodo appunto, e mai di persone che invece reagiscono, che si attivano, che fanno cose, come ci ha raccontato anche Omnia eh, prima. E appunto a proposito sempre di invisibilizzazione eh, e di double standard, che in italiano vuol dire due pesi, due misure, Uh, pensiamo appunto al Pakistan di nuovo che è responsabile solo dell'1% delle conseguenze, uh, scusate delle cause appunto del cambiamento climatico, ma ne sta subendo più del 30% delle conseguenze. Quindi, è per questo che dobbiamo assolutamente sforzarci ad avere sempre uno sguardo globale quando parliamo di cause climatiche, quando parliamo di conseguenze delle, delle, della crisi climatica, perché altrimenti, appunto, rischiamo di lasciare fuori una grossa fetta che poi però è proprio quella che di più soffre e ingiustamente. La giustizia climatica appunto è una giustizia di per sé ingiusta perché appunto la natura non decide dove scatenarsi, la natura si scatena eh, in base a tutta una serie di fattori appunto eh, geografici, sociali, economici e per questo dobbiamo sempre più sforzarci a mantenere uno sguardo globale. Um... E la stessa cosa appunto eh, l'Africa per esempio, spesso si sente dire siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti in pericolo, il pianeta brucia, ma non è così, ci sono persone che decisamente rischiano molto 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 più di altre, appunto il caso del Pakistan, ma anche nella stessa città se pensiamo appunto a chi vive più vicino a dei blocchi industriali, a, delle, a delle, appunto, degli ambienti eh, tossici eh, perché appunto non ha i mezzi. Eh, sociali e economici per potersi permettere di vivere in situazioni più eh, diciamo convenienti da un punto di vista anche di salute come diceva appunto è anche una questione di salute mentre i proprietari di queste industrie di questi grossi colossi appunto eh, vivono in situazioni decisamente più eh, sicure da questo punto di vista e quindi di nuovo non siamo tutti nella stessa barca e, e per esempio appunto l'Africa è responsabile del 3%, quindi tutto il continente africano è responsabile solo del 3% eh, di tutte le cause del cambiamento climatico qui Appunto, <coughs> vado velocemente per non allungarmi troppo, però appunto il colonial gaze lo sguardo coloniale. Quindi, ancora che vediamo come dicevo anche prima, l'Africa come un, un continente da cui estrapolare, un continente passivo che non reagisce, che non può reagire, che non ha le risorse: in realtà, le ha. Ma appunto, sono continuamente sfruttate da dei singoli, da singole industrie eh, senza scrupoli. Eh, vediamo appunto eh, il concetto. Di, di sviluppo come anche questo è molto eurocentrico perché si basa fondamentalmente ancora sui principi della rivoluzione industriale che non è assolutamente sostenibile da un punto di vista climatico ambientale e poi per esempio appunto tutti eh, gli, gli elettronici ma anche i vestiti di seconda mano che vanno a finire appunto nella pattumiera del mondo che appunto è l'Africa in questo momento ma veniamo anche all'Italia, sappiamo che esistono queste situazioni anche in Italia, conoscete sicuramente appunto il caporalato che non è altro che una forma contemporanea di schiavitù in tutti i sensi e appunto del cosiddetto made in Italy di cui ci vantiamo tantissimo e che esportiamo nel mondo ma che poi appunto è macchiato pesantemente di sangue e di sfruttamento e allora dopo tutte queste critiche, queste, questi aspetti negativi vediamo di eh, offrire un po' di eh, possibili soluzioni o comunque spunti per iniziare appunto a cambiare questo sguardo coloniale, questo eurocentrismo di cui siamo tutti impregnati perché appunto ci siamo cresciuti inizialmente appunto per esempio dovremmo diversificare le fonti vuol dire andare a vedere su quale eh, fonti noi eh, ci andiamo ad informare e chi sono gli autori di questo? Fonti. Sono tutte persone bianche, sono tutte persone italiane, sono tutte persone occidentali o comunque cresciute in Occidente? Se sì, forse dobbiamo iniziare a cercare anche altrove e cercare di sentire varie campane. Um, Un'altra cosa che possiamo fare è di eh, tenere in considerazione il nostro privilegio, che in realtà non è una cosa positiva, è una cosa negativa, perché è un limite, è un limite che ci impedisce di andare oltre appunto, il nostro sguardo eh, limitato dal, dai preconcetti che abbiamo imparato. E quindi dobbiamo andare oltre per riuscire a scardinare tutti questi sistemi di cui siamo complici senza neanche renderci conto in tante, eh, in tante occasioni. Um, appunto, Appunto condividere le nostre prospettive, soprattutto anche in occasioni come queste, proprio anche qui per stimolare le nostre visioni e le nostre opinioni, riuscire a uscire dalla nostra comfort zone mentale di costruzioni e di percezioni che ci siamo fatte, e in ultimo, appunto fare scelte coerenti e scusate consapevoli quindi per esempio se compro appunto gli spazzolini di bambù per essere più sostenibile non li andrò a comprare su amazon che comunque fa parte appunto del colosso che continua questa macchina dello sfruttamento per esempio oppure appunto sempre per rimanere sul, uh, sull'esempio degli spazzolini se ho già tre spazzolini a casa di plastica non è che adesso li butto per sostituirli immediatamente appunto col bambù ma mi raccomando appunto sempre rimanete Rimaniamo consapevoli, ovviamente sono esempi banali, ma si possono applicare a qualsiasi altro caso. Questo per dire che, appunto, non possiamo essere radicali, ma dobbiamo cercare di rimanere sempre coerenti e consapevoli. Grazie mille. Grazie molte, Quanza. Sei tornata al tuo posto, ma in realtà ti devo chiedere di tornare qui, perché adesso eh, dovremmo avere gli interventi di eh, due o tre persone che, eh, a cui chiedo di venire sul palco per porti, fare una riflessione rispetto a quanto hai detto tu fino adesso e, e, e porti eventuali domande. Ecco, quindi chiedo a queste persone se sono nel pubblico: eccoci, eh, no? Vedo. Muove, eh. Non so i nomi, però potete venire sul, sul palco. Ma c'è right? I think so. Ci dovrebbe essere qualcun altro, però, no? Forse altre due persone, ma forse sono spaventati. come... Si chiama Ah, Eccoli uh, siate brevi, be short because we have just ten minutes. Uh, introduce ourselves. Abbiamo solo dieci minuti, quindi uh, ci presentiamo prima un paio di parole uh, sul, su di voi e poi uh, la vostra presenza. Sono uh, Emanuele e, sono, e vengo dalla Francia. Eh, lavoro su un, un, un progetto eh, di 21 documentari sugli SDG e questa è un'opportunità di parlare della rappresentatività proprio, sia eh, sulla migrazione, che eh, era un argomento che perché non siamo andati a cercare, ma in realtà ci è venuto incontro lui, e poi i cambiamenti climatici, che sono forse l'obiettivo di sviluppo sostenibile più facile da incontrare, perché davvero eh, i cambiamenti climatici hanno, hanno delle conseguenze su tutti i, i paesi del mondo. Eh, salve a tutti, sono, Mattien, sono Etienne, vengo dalla Francia e ho il piacere di lavorare in, in una compagnia eh, teatrale chiamata Processo della zebra. E lavoriamo eh, sui memoriali e all'interno eh, del, del progetto Mind Changers abbiamo eh, creato eh, del... Eh, dei, abbiamo fatto dei viaggi in zone rurali per chiedere alle persone di eh, raccontarci la loro storia legati ai conflitti del XX secolo e poi le abbiamo, abbiamo raccolto le loro memorie e abbiamo coinvolto molte persone con storie molto diverse, eh, storie di famiglie che venivano dall'altra parte del mondo, persone che, eh, che venivano invece dall'altro lato del villaggio e con tutta questa diversità siamo riusciti a... Eh, riuscite a dimostrare la concretezza non so bene come si dica in inglese comunque la concretezza di questi grandi eventi che sono accaduti, ehm, esili, eh, guerre, ma che non riuscivamo a comprendere precisamente perché sono eventi troppo grandi eh, e invece abbiamo visto come si con sono concretizzati nei nostri territori, nel piccolo, quindi abbiamo eh, messo un, un faro, diciamo, abbiamo messo in luce eh, tutti questi cambiamenti e son sono sempre stati problemi nella storia dell'umanità. Abbiamo eh, fatto vedere in tutti eh, questi eventi, in tutte le varie zone della Francia, ci sono sempre state storie di migrazione, eh, l'umanità è sempre stato eh, l'uomo un animale meraviglioso che si è sempre spostato e si è sempre adattato ai vari luoghi in cui è arrivato. forse cercavi la parola materializzare, eh, no, sì, non importa. Okay. Molte... Molte grazie. Eh, non so se Quanza vuole commentare mh, qualcosa rispetto a... Mi do la domanda. <ride> <ride> oh. there, there is no yet. Eh, non ne abbiamo ancora fatto una domanda, ci siamo solo presentati. Se oltre... Tempo, posso dire innanzitutto grazie eh, di avermi invitato qui a Torino e grazie per eh, aver eh, fatto tutti questi interventi che ho sentito prima di me. Eh, ci sono, che hanno toccato diversi argomenti, ho preso qualche appunto. La nostra azione sì base sulla dichiarazione del 2007 di Friburgo eh, per dire che ciascuno di noi ha il diritto di esprimersi e ha anche diritto a tutti gli strumenti che servono per esprimersi, quindi eh, con questo eh, progetto che abbiamo sviluppato di cui vi dicevo prima e tutte le cose che facciamo, cerchiamo Che le pratiche artistiche eh, di vario tipo, la scrittura, la danza, eccetera, sono leve eh, per sviluppare nuove forme di conoscenza, nuove forme di apprendimento e di eh, percezione sulla base delle emozioni. E tutti sappiamo questa cosa. A volte da, di fronte a un quadro piangiamo e non riusciamo a spiegare precisamente perché. Eh, o se eh, mh, mh, piangiamo per una. Eh, Fotografia e non sappiamo esattamente quale elemento ci fa piangere. E questo l'arte può essere davvero una cosa molto in, inclusiva. Abbiamo messo insieme storie diversissime, con storie diversissime. Persone che stanno migrando ora, persone i cui nonni, eh, come nel caso di Fabrice, che è qui il suo nonno era italiano e è venuto in Francia a cercare lavoro. Quindi eh, ci sono state tantissime. Eh, persone diverse che si sono unite, il fatto che di essere insieme sul palco, a muoversi insieme, a fare movimento insieme, questo eh, toglieva tutte, ripuliva tutte le differenze perché erano eh, un gruppo eh, che eh, eh, si muoveva come un gruppo, quindi certo c'era tutta la diversità, la singolarità di ciascuna, l'individualità di ciascuna persona, però il gruppo è tutto insieme e, e si basa su tutti quanti. Io ho una domanda. Uh, Kwanza, thank you for the and thank you... Grazie per la presentazione e grazie anche a te Etienne. Perché, tra l'altro condividiamo la stanza, quindi così abbiamo la possibilità di parlarne ulteriormente. Apprezzo moltissimo quello che fate. La mia è una domanda per voi e anche per gli altri relatori. Abbiamo parlato di rappresentazione, abbiamo parlato di dare una voce. Il progetto che noi abbiamo realizzato in cui io ero un regista sono andato in India, Francia e Perù e ogni volta che abbiamo la possibilità di avere dei finanziamenti, se riusciremo ad avere degli altri soldi, ci piacerebbe andare in un altro luogo del mondo. Ma questa volta vorremmo anche dare gli strumenti alle persone del luogo per fare loro i loro video, perché come ha detto Etienne, io penso che la migrazione e il cambiamento climatico siano storie che tutti condiviamo. Allora la mia domanda è hai delle esperienze? di Connessione di voci diverse provenienti da culture diverse. A volte questo può essere un problema. Noi l'abbiamo visto proprio nel nostro progetto. Abbiamo Presentato gli artigiani indiani e peruviani ai francesi e la prima reazione, anche da parte delle persone più carine e gentili, la prima reazione è sempre stata un po' basata su preconcetti: persone povere, più semplici, eh, un po' passivi, come, parla, come hai detto tu, del, dell'Africa. Ora, come possiamo decostruire questi pregiudizi? Anche se eh, non vengono. Eh, anche se sono in buona fede, come facciamo a decostruirli? Dunque, sono due domande. Io cerco di essere provocatoria, quindi ci parlerò con una citazione di Jill Coheran, un bravissimo poeta afroamericano. Ha detto: La rivoluzione non sarà trasmessa in televisione. Quindi io non so se. La realizzazione di video, il video è sempre lo strumento giusto per le persone, per condividere quello che fanno. Se lo vogliono condividere, e con, dipende anche da chi vogliono coinvolgere in questa condivisione, a volte può anche essere pericoloso condividere ciò che si fa attraverso un video. Quindi io innanzitutto farei molta attenzione innanzitutto a capire eh, dettagliatamente qual è l'esigenza, la necessità principale di un popolo. E, se c'è una necessità, perché non è detto, non è sempre così. E poi, per quanto riguarda la decostruzione del pregiudizio, quello che io dico sempre. È di distruggere completamente le cene di Natale. Questo è il luogo migliore dove fare attivismo. Non abbiate paura. Quando siete, cosa intendo dire? Quando siete con amici, famiglia, se qualcuno dice qualcosa di razzista, di sessista, fa una barzelletta di appunto sessista o omofobica, cose di questo genere. Rovinate pure la cena di Natale. Dite ad alta voce che stanno dicendo una cosa razzista, omofoba e così via. È il modo migliore per fare attivismo perché. Eh, se si lascia passare un commento, magari la persona che era a cena con voi il giorno dopo continuerà a dire la stessa cosa e chi lo sa, magari un giorno assalterà qualcuno anche verbalmente o fisicamente. Ecco perché io dico che l'attivismo parte dalle cene di Natale. Grazie. Grazie a tutte e tre. Direi che quest'ultima risposta di Quanza ben si collega con eh, l'ultimo intervento di oggi, perché si parla appunto di, di, di attivismo. Molto bella questa immagine che ha dato Quanza del fatto che l'attivista eh, può essere attivista tutti i giorni nella tua famiglia, nella, nella tua vita eh, quotidiana, con i colleghi di lavoro, eh, con gli amici. Eh, a volte magari ti rendi anche il rompiscatole di turno, ma è, è bene avere questo coraggio. E, ebbene, allora io a proposito di attivismo e di coraggio, è proprio il, il tema centrale del, dell'ultimo intervento di oggi: Essere attivisti, il coraggio del nostro tempo. Allora chiamo qua eh, Emanuele Russo, che è presidente di Amnesty International Italia, mh, ed è responsabile dei progetti di educazione alla cittadinanza globale di Cifa Onlus, ma è anche il coordinatore italiano della campagna globale per l'educazione. La sua formazione riguarda eh, le relazioni internazionali e scienze politiche eh, sul sulla quale materia ha un dottorato conseguito all'Università di Torino. Quindi Emanuele Russo, prego. Grazie, buonasera. Ehm... Io in realtà partirei proprio dalle ultime parole di Quanza, che ringrazio perché aggiungendo qualcosa in più non, si, non, non possiamo ma dobbiamo essere tutte tutti attiviste attivisti. e attivisti. E non lo dico soltanto diciamo lato, lato Amnesty perché lo dico subito. Um, Né a me, ma neanche ad Amnesty International in questo momento storico interessa particolarmente la dimensione del fare proselitismo. Ci interessa che le persone diventino attivisti politici o attiviste politiche. Quindi, eh, tutto il discorso che ehm, cercherò di fare, de, mh, spero che da parte vostra sia inteso come un ragionamento da fare insieme, ognuno nel proprio campo ognuno con le proprie, le proprie specificità e, le proprie, e, e, e la propria volontà di portare un cambiamento. E, questo anche perché eh, porto l'esempio di Amnesty International eh, in quanto movimento che dopo 61 anni di vita ha cominciato a rendersi conto di quali erano appunto, i limiti del proprio essere, un movimento comunque London-based e eh, chi mastica l'inglese sa che dire based qualcosa non significa semplicemente che ha la sede in quel posto, ma significa che chiaramente ne eh, sposa, anche involontariamente e a volte non totalmente in modo cosciente, eh, l'etica, la cultura e chiaramente quindi anche la storia con tutti i pro e i contro. Mm, Amnesty International è interessante come movimento di attivisti. Attivisti, perché eh, comincia con un, un atto molto semplice: scrivere una lettera, però in un momento storico nel quale il pensiero che delle lettere potessero essere scritte tutte ad un unico indirizzo da diverse parti del mondo era di per sé abbastanza difficile. Non dico rivoluzionario: rivoluzionario è stato quando queste lettere hanno cominciato a essere migliaia, ma eh, l'idea da cui si è partiti è che. Eh, esistesse un qualche cosa che in quel momento non era chiaro a livello generale, cioè che esistesse un'opinione pubblica che prendesse sul serio la dichiarazione universale dei diritti umani. Nel 1961 la dichiarazione universale era poco più che una, come dire, un testo di, diciamo, di buona speranza non aveva neanche un valore legale a livello di diritto internazionale particolarmente rilevante, Dovremmo, dobbiamo aspettare il 66 e poi il 76 con l'entrata in vigore dei patti di New York perché ci sia un, un senso un pochettino più serio della dichiarazione universale. Invece nel 61 questo, questo articolo di, che, che parla di difesa di giovani, due giovani che avevano brindato alla, alla liberazione delle colonie in Portogallo eh, e che chiaramente insomma come Brindisi non era stato particolarmente visto bene dal regime di Salazar ehm, l'idea che, che a qualcuno fregasse qualche cosa di questi due ragazzi che erano per, per, per il regime già finiti nel dimenticatoio quattro secondi dopo l'arresto più o meno era, era un qualcosa di abbastanza inaudito, incredibilmente invece parecchie persone ritengono questa, per, questa cosa importante e questo ci dà un primo un primo elemento, già nel 1961 pur non esistendo particolari mezzi per riuscire a comunicare in tutto il mondo e tra tutte e tra tutti si poteva riuscire a creare un interesse sopra un evento traumatico traumatico certamente per, queste, per, per questi ragazzi e eh, attraverso un mezzo apparentemente molto semplice cioè quello di scrivere, eh, di scrivere una lettera era un, momento, era un momento particolarmente complicato da un punto di vista delle comunicazioni, però era anche un momento in cui eh, quella, che, eh, quella che è stata chiamata l'età dei diritti era appena cominciata. Eh, mi, mi rendo conto che possa sembrare un po' noioso a partire dagli anni 60, però se, se avete un, po', un pochettino di pazienza ci arriviamo al perché è così importante partire da lì. Eh, dopo il 48. Per la prima volta, pur con tutti i limiti, eh, l'annosa questione del che cosa siano i diritti umani e a chi spettino viene risolta. È una discussione che interessa persone in diverse parti del mondo per oltre 200 anni e per la prima volta nel 1948 finalmente si ha un pezzo di carta che dice i diritti umani sono questi, i diritti umani spettano a tutti dal 1948 in avanti c'è un periodo che insomma mi permetterete se dal mio punto di vista finisce nel 2001, anzi con l'11 settembre del 2001, all'interno del quale pur con Andi Rivieni in un qualche modo si cerca di andare avanti. Da un punto di vista filosofico il problema si risolve, da un punto di vista politico il problema inizia e dall'11 dicembre del 1948 si comincia a dire bene i diritti sono questi, spettano a tutti ma come li difendiamo? E questa era la parte interessante. Nel 1961 Amnesty nasce e dice li difendiamo così. Cominciamo a bombardare tutti, tutti i direttori delle carceri e dei posti più dimenticati del mondo di lettere finché i prigionieri di coscienza non vengono liberati altrove si decide di fare in modo diverso, le organizzazioni nascono sempre di più, la società civile progressivamente si organizza. Si va avanti e si prosegue fino a... Un evento particolare che è, la, eh, la, che è il 1998, quando a Roma si, nasce la, la, la Corte Penale Internazionale, che arriva a mettere per la prima volta in dubbio addirittura il fatto che ci sia una libertà di azione quasi senza controllo, a parte il rispetto dei diritti, eh, del diritto di guerra, da parte dei paesi durante i conflitti armati. Si comincia a parlare, si, si codifica per la prima volta prima del, del conflitto armato, non dopo, perché dopo il tribunale, quello dei vincitori, si decide di farlo prima, che cos'è un genocidio, che cos'è un crimine di guerra, che cos'è un crimine contro l'umanità. Questo è il punto più alto e si arriva alla nascita della Corte Penale Internazionale grazie al fatto che l'opinione pubblica chiede sempre di più, chiede sempre un maggior rispetto. Quindi i successi dei trattati non sono mai i successi dei governi, i governi tendenzialmente non hanno voglia di cambiare, certamente non hanno voglia di limitarsi. L'essere umano quando ha una possibilità tendenzialmente la sfrutta, è difficile che si autolimiti. Nella storia dell'umanità del, de, dell i limiti sono sempre arrivati da forze coercitive maggiori e tendenzialmente più forte di un tiranno può essere solo un popolo unito. È difficile che succeda qualcosa di diverso. Quindi si arriva fino a quel punto. Chiaramente questo non rende contenti molti paesi, infatti la carta di Roma non è proprio diciamo, accolta con tripudio da tutti i governi del mondo. Dal, dal 2001 con l'11 settembre eh, chi non è particolarmente interessato a questo processo di miglioramento dei diritti umani a livello globale trova finalmente la carta vincente. La guerra al terrore, non c'è nessun nemico migliore, non è ben definito, può essere ovunque permette a ognuno di continuare a fare quello che voleva e soprattutto comincia, permette di identificare molto bene alcuni, eh, alcuni eh, territori o alcuni nemici che stanno incredibilmente in luoghi particolarmente ricchi di materie prime. Questa cosa ci fa progressivamente uscire dall'età dei diritti. In modo inizialmente impercettibile, perché l'opinione pubblica è forte, quindi comincia a protestare. Ci sono i 104 milioni di persone in piazza in tutto il mondo che si oppongono agli interventi armati, agli interventi armati eh, in Iraq, ci sono diciamo, molte, molte, in, eh, molte manifestazioni, però progressivamente il vento comincia a cambiare. E io mi permetto di dissentire. Noi, come amnesi, ci permettiamo di dissentire da coloro che parlano di passi indietro. Non stiamo facendo dei passi indietro. I passi indietro si, 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 eh, si farebbero nel momento in cui si andasse a cancellare quello che è stato una pietra miliare. Ma le pietre miliari non si cancellano. Uno può cercare di scolorirle, può sotterrarle, ma rimangono sempre lì. Quello che noi stiamo vedendo adesso è andare oltre ma non in senso marxiano, di prendere il meglio e andare in avanti, ma di dire i diritti umani, la democrazia hanno fallito il loro compito, quindi non ci interessano più. Ci sono governanti come Putin che lo dicono in modo esplicito, ci sono altri che lo dicono in modo più edulcorato, ma nei fatti si sta dicendo... Quello che è stato dal 48 in avanti era limitato, sbagliato, etnocentrico e sull'etnocentrico è sicuramente vero, ma il punto era l'applicazione di, di un certo taglio, non i principi di universalità. Perché se i principi di universalità fossero stati applicati in modo corretto, probabilmente eh, diciamo, saremmo in, una, in un mondo comunque migliore, anche se migliorabile. Pertanto noi stiamo andando al di fuori dell'età dei diritti e quindi vuol dire che stiamo uscendo dalla dimensione politica del problema, ma non per ritornare a una discussione filosofica, ma per abbandonare totalmente quel tipo di discorso e per riabbracciare un discorso molto più antico che è l'approccio autoritario. Quindi il motivo per cui noi oggi non è che possiamo essere attivisti, cioè non, non, non rinvanghiamo le vecchie parole di Eleanor Roosevelt, il, il, i diritti umani nascono nei piccoli luoghi, i diritti umani devono nascere in tutti i luoghi, chi se ne frega se sono piccoli o grandi, ma devono nascere perché quello che noi stiamo facendo da ormai 21 anni è in un modo o nell'altro assistere anche noi che ci attiviamo ad un'uscita e non a un ritorno indietro. L'uscita è molto peggio del ritorno indietro, soprattutto perché grazie alla, crisi, alla catastrofe quella porta una volta chiusa verrà distrutta, non è che si riapre. Quindi in questo momento si deve essere attivisti, si deve esserlo in un modo che probabilmente... Deve, questo modo deve ancora essere scritto. Io senza pretesa di generalizzazione, perché la generalizzazione chiaramente potrei essere immediatamente guardato essendo maschio, bianco, cisgender, cioè la, la mia normalità è chiaramente una normalità di un certo tipo. Vi, do, vi dico non la mia normalità, ma vi dico quella di Amnesty, che è un movimento che si interroga con tutti i suoi difetti, ma è un esempio storico. Come tale ha i suoi limiti, però ha una sua realtà. Eh, Amnesty diciamo in questi anni ha cercato di interrogarsi su diversi punti. Innanzitutto si è resa conto, e questo lo, lo vedrete se andrete a vedere la, la nostra campagna globale Io proteggo la protesta, che eh, questa è un'altra prova del fatto che ci stiamo, stiamo uscendo dall'età dei diritti, del fatto che bisogna proteggere un qualcosa che non è tanto nella dichiarazione, almeno non è tanto negli articoli, ma è nel preambolo. Nel preambolo si dice ad un certo punto che i, i paesi fermatari riconoscono il fatto che se non vengono rispettati i diritti umani l'essere umano non ha altra scelta che a ribellarsi all'oppressione. È significativo che questa frase non sia in un diritto, ma sia nel preambolo, perché significa che nel momento in cui ci troviamo in quella situazione, noi siamo fuori dai diritti. E in un certo senso, nel 48 si dice questa è una precondizione. Non ci deve essere lo spregio della natura umana, altrimenti cioè si devono rispettare i diritti, altrimenti l'essere umano ha Deve, deve ribellarsi, deve rivoltarsi. Infatti molti, studi, molti teorici dissero che la Dichiarazione Universale dei diritti umani non tutela il diritto alla ribellione, ma nei fatti lo accetta. Non può essere un diritto, perché se il Paese rispetta i diritti umani ed è democratico, le forme di protesta non sono di protesta, ma sono libera espressione della proprio, del proprio pensiero. Ma nel momento in cui Amnesty decide di chiamare il, il, la, la propria campagna globale, Io proteggo la protesta, in realtà sta fuori, sta dicendo: Io proteggo non la libera espressione, io sto proteggendo chi si ribella. E già statisticamente noi vediamo che il Democracy Index sta peggiorando da anni, vuol dire che tutti i paesi stanno andando verso. L'autoritarismo, quindi, noi stiamo uscendo a tutti i livelli e quindi chi si occupa di diritti umani sta, sta andando verso il prologo, proprio fisicamente si sta spostando indietro. Si sta spostando indietro per evitare che si vada oltre. Non parlate mai, questa è l'unica cosa che vi chiedo. Sembrerò autoritario: non parlate mai di tornare indietro, preoccupiamoci che stiamo andando oltre. Perché altrimenti si, insomma, poi ci si confronta tra, tra chi parla dell'Eldorado e, del, e del piccolo mondo antico dove andava tutto bene e di noi che invece diciamo Dio stiamo tornando indietro, basta col guardare al passato, guardiamo al futuro che insomma, è, è, è meglio, sia come attivisti sia come persone, anche perché tanto il passato non ci si può tornare, nel futuro ci sarebbe bello arrivarci. Quindi, quindi la, la, la questione è concentrarsi sul fatto che noi siamo in questa situazione. Abbiamo un portato, Amnesty International si è resa conto che 10 milioni di attivisti, 70 sedi nazionali, però il 75% dei rappresentanti alle proprie assemblee globali non sono bianchi, però per esempio sono tutti laureati. E siccome a livello globale non c'è il 75% di persone che hanno almeno un bachelor o oltre, vuol dire comunque che non siamo rappresentativi. E comunque il fatto di essere, eh, di essere eh, comunque eurocentrici nella propria storia. Ci rende talvolta, a volte anche spesso, eurocentrici nel nostro modo di pensare, sono dati pubblici, noi abbiamo pubblicato dei rapporti che, de che hanno denotato che la nostra organizzazione spesso e volentieri ha atteggiamenti che inequivocabilmente possono definirsi razzisti. È bene che lo faccia un movimento di per, i, per i diritti umani? No, chiaramente non è bene, però in un qualche modo identifica sicuramente delle storture, ma io direi qualche cosa di più, identifica il fatto che il sistema dei valori sta cambiando, quindi alcune cose che venivano accettate prima ora non lo sono più e le organizzazioni non diventano difensori per i diritti umani nel 61 e poi per sempre, devono essere difensori dei diritti umani oggi, quindi devono saper crescere con la mutazione dei valori e la mutazione dei valori normalmente accade un po' perché il mondo cambia, ma anche perché sempre più persone entrano. E questo è un processo lungo. L'invito che, 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 che voglio fare alle, alle persone che si avvicinano, non ad Amnesty, siamo felicissimi, ma a, a tutte le realtà, è a non percepire però questi difetti, lo so, finisco, a non percepire questi difetti come un peccato che non possa essere eliminato. Cioè, cresciamo insieme. Cerchiamo di, cerchiamo di dialogare. La storia è fatta da persone che hanno anche capito progressivamente che, 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 che alcune cose potevano essere cambiate. Io sono in Amnesty International da vent'anni, non sono certamente più la persona che c'era entrata nel, 2000, nel 2003, e per fortuna non lo, non, lo è neanche, non, lo, non lo è neanche più Amnesty. Si deve cercare di essere insieme e un'altra cosa, e poi chiudo: è bellissimo essere attivisti singoli. Però ricordatevi che c'è un vantaggio nel far parte di un'organizzazione, piccola, grande che sia, che comunque si deve essere accountable, perché si rappresenta un corpo che è più ampio e quindi la morale, l'etica di quel gruppo non può coincidere con la nostra morale individuale. Fare l'attivista singolo ci libera di un sacco di magagne, perché io insomma di attivisti ne conosco un sacco, non è che vado con tutti d'accordo. Però mi, mi obbligano a cercare di essere all'altezza della carica o del, o del nome che porto. Se si è da soli, e nel mondo dei social media questo è possibilissimo, se si è da soli questa parte è, è molto importante, è una parte che si perde. È una parte che si perde e, e, e ci porta, rischia di portarci ad un certo punto nel quale noi faremo coincidere il sistema etico che vogliamo vedere nel mondo col nostro modo di vedere le cose. Non c'è niente di più etnocentrico di un pensiero di questo genere, non c'è niente di politicamente più pericoloso, per cui quello, che, eh, quello che, eh, che, che spero che faremo tutti nei prossimi anni è mischiamoci. Grazie. Chiedo, chiedo anche a te Emanuele, intanto ti ringrazio di magari tornare qui perché abbiamo, abbiamo anche in questo caso due, due giovani che hanno partecipato a Mind Changer Generation e che vogliono forse rivolgerti riflessioni o domande o comunque riflettere appunto su quanto tu hai detto fino adesso quindi chiedo a queste persone di avvicinarsi grazie Breve presentazione, giusto nome e cognome eh, e poi prego. Um, yeah, can you hear me? Yes. Mi sentite? Io sono Navika, vengo dalla Germania, e faccio parte del team di Mind Changers. Abbiamo organizzato un summit per parlare del coinvolgimento giovanile. E e che è fondamentale, molto importante. Eh, abbiamo invitato a questo summit al, il parlamen, i parlamentari eh, per, tedeschi per spiegare eh, quanto sia importante il coinvolgimento giovanile nelle politiche. Eh, e questa è la ragione per cui siamo qua. Le nostre voci sono importanti, abbiamo partecipato in così tanti progetti bellissimi e vorrei dire che i giovani, degli attivisti migranti, giovani, sono anche molto importanti perché molti di voi eh, hanno eh, una storia di migranti alle spalle e anche io ce l'ho. E siamo importanti perché portiamo una prospettiva diversa, la prospettiva eh, del sud globale, di altrove, eh, voci che, che vengono dalla classe. Operaia, e la mia domanda per te è la seguente: dove va l'attivismo secondo te? In che direzione stiamo andando? Quale sarà il futuro dell'attivismo? Perché sono cambiate talmente tante cose anche nel poco tempo in cui io sono stata un attivista Cosa succederà in futuro secondo te? Ok, uh, sì, dovrebbe funzionare. Sì. Funziona? Sì, 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 sì. funziona. Okay. Ok, um, first of all, for... innanzitutto grazie per la domanda. Diciamo che quel che sto cercando di fare è tenere sempre presente che la società è complessa. Quindi, non possiamo affrontare uno dei problemi che vogliamo affrontare da soli e neanche eh, tutti allo stesso livello cosa voglio dire se si fa parte di un movimento da, dal basso <sussurra> bisogna cercare dei collegamenti delle Collaborazioni con organizzazioni che siano eh, magari a un livello un, pochett un pochettino più alto, non in termini gerarchici, perché i movimenti dal basso, i movimenti grassroots sono fondamentali per. Ehm, ci abbiamo messo più o meno 30 anni come Amnesty International a capire eh, che non possiamo agire da soli, non possiamo essere amnesty e basta. E, e quindi abbiamo deciso. Eh, Ok, possiamo fare queste cose, ma cerchiamo organizzazioni regionali che ci possono aiutare, che noi possiamo aiutare. È meglio non cercare di fare cose a quel livello lì, perché loro a quel livello sono più efficaci. Eh, oppure, per esempio, abbiamo cominciato ad occuparci di cambiamenti climatici eh, più o meno 15 anni fa, forse 20 anni fa. All'epoca ci siamo chiesti qual è il valore aggiunto che noi possiamo portare, perché ci sono già altre organizzazioni che lottano e lottano da tanti anni in questo ambito, e quindi non è che perché siamo amnesty entriamo noi in gioco e adesso risolviamo tutto. Il punto è portiamo un valore aggiunto o, o forse è meglio lasciare quelli che sono migliori di noi in questo campo, lasciarli fare e se magari hanno bisogno di sostegno da parte nostra, allora glielo diamo. Quindi si tratta di chiarire, di avere chiaro in mente chi, chi sei tu, dove sei nel mondo e quali sono le, le connessioni, quali sono gli stakeholder che, si, che puoi coinvolgere in maniera da poter agire a medio e lungo termine termine eh, a livello strategico. E, è molto difficile da fare, però è anche l'unico modo per eh, avere i veri finanziamenti, perché questo è il principale problema delle organizzazioni strutturali. Io eh, per esempio organizzo, eh, lavoro per un'organizzazione molto piccola, lavoro beh, Amnesty è un, è un nome, molte persone lo conoscono, se io parlo invece di Cifa nessuno mi dice, ah sì lo conosco, quindi ah, facciamo difficoltà a Cifa a, a trovare finanziamenti, quindi bisogna lavorare a livello strategico, eh, non bisogna pensare di essere soli, ma non solo in termini filosofici, proprio anche in termini pratici e non abbiate paura di non essere abbastanza grandi o di essere troppo piccoli per arri eh, poter arrivare a qualcuno o per ottenere dei risultati. Voi eh, siete lì dove siete, siete bravi a fare questo e allora cercate altre, altre persone, altre organizzazioni che sono brave a fare altro eh, ad altri livelli e vi mettete insieme. Thank you. Hello, my name is Diego. Io sono Diego, vengo dalla Rioja in Spagna. Siamo due organizzazioni spagnole, Fondacion Pioneros e Necosmundi. Nella mia, eh, innanzitutto, siamo molto orgogliosi di essere qua, perché per noi è un'opportunità per sentire, come Alina ha detto prima. che siamo esattamente nel posto in cui dobbiamo essere e siamo orgogliosi di essere qua e in connessione eh, con tutti i discorsi che abbiamo sentito e le idee che condividiamo. Eh, lavoriamo eh, con i giovani nella mia organizzazione, eh, tanti eh, svanta giovani svantaggiati e pensavo che i giovani... hanno i, i, diciamo, i fabbisogni primari soddisfatti eh, ma spesso eh, si sentono lasciati fuori dal sistema e per loro, eh, per loro è difficile parlare eh, o sentirsi cittadini a pieno titolo, con i pieni diritti è difficile per loro partecipare e diventare attivisti è quello il punto è difficile sentirsi di essere parte eh, di una cittadinanza quando, eh, quando ci si sente fuori dalla società. E quindi la domanda è cosa ne pensi? Come si fa a coinvolgere i giovani quando i giovani pensano di non far parte della società eh, e, e però ne soffrono, soffrono le conseguenze del nostro sistema, di tutti quei problemi di cui abbiamo sentito. E I cambiamenti climatici, e le migrazioni, eccetera. Perché abbiamo anche un terzo intervento. Ok, essere quindi... sì, okay. <ride> um, okay. super breve. Certo, sarò brevissimo, anche se non mi viene tanto normale, spontaneo, ma possiamo parlarne poi anche più tardi. Parlando dei giovani, Amnesty ha capito che quando eh, siamo nati in Europa, in un momento particolare per l'Europa, sostanzialmente tutti avevano un lavoro fisso con moltissimo tempo libero, ma non è più così. Eh, quindi il, la regola per coinvolgere i giovani è dar loro eh, qualcosa che possa migliorare la loro vita. Eh, noi ora ci stiamo concentrando eh, sulla creazione di una scuola per diventare un attivista dei diritti umani. Per essere un attivista dei diritti umani, come abbiamo detto prima, ehm, non si tratta solo di eh, studiare legge, eh, diritto, comunicazione, si tratta anche di fare fundraising, bisogna saper parlare in pubblico, quindi eh, si tratta di tanti diversi skill, tante capacità da sviluppare mentre si fa attivismo che possono, eh, e quindi si tratta di migliorare questa capacità, queste capacità che li aiuta anche i giovani a trovare lavoro. Abbiamo capito che un attivista non, non può essere bravo se non è felice e un giovane non può essere felice se non comprende che l'attivismo non è un'attività per il tempo libero, è una co fa parte della vita attiva per cui c'è eh, il lavoro per guadagnarsi da vivere e poi però c'è eh, anche un, un lavoro che non paga nel senso monetario che non dà un compenso monetario. Quello che stiamo cercando di fare negli ultimi cinque anni è, è, è creare, dare l'opportunità ai giovani eh, di ricevere eh, alla pari eh, quanto loro danno dal punto di vista del tempo e della partecipazione se li aiutiamo a, a sapere di più ad avere maggiore conoscenza allora restano eh, altrimenti se gli diciamo eh, siate attivi fate questo questo e quell'altro ehm, allora in qualche settimana capiscono nel giro di qualche settimana capiscono che questo tipo di attivismo non gli aiuta per niente e, e se ne vanno, quindi bisogna concentrarsi eh, sui loro bisogni e il problema principale della gioventù è la precarietà lavorativa e quindi bisogna affrontare questo problema, altrimenti non ci sono più eh, giovani attivisti. Ho ancora l'ultimo ragazzo che eh, ti farà una, una domanda, una riflessione. Uh, sì, uh, sì, sempre. sì. <ride> sì, sì, sì. Scusatemi. Scusate, non sono ancora salito sul palco. Io rappresento un'organizzazione piccola che viene dalla Romania. Noi cerchiamo di coinvolgere i giovani e lavoriamo con loro e per la maggior parte lavoriamo su piccola scala. Cerchiamo di creare un ambiente migliore e migliorare lo, la qualità della vita. E questo per, me, per noi significa anche eh, prendersi cura dell'ambiente e del, delle future generazioni. Hai parlato del fatto che eh, possiamo tornare indietro, parlando dei diritti umani, ma se parliamo di cambiamenti climatici e dell'ambiente eh, non abbiamo più questa opzione. N non è, non è un'opzione disponibile, quindi si tratta solo di andare avanti, andare verso il futuro. Non possiamo girarci indietro. E, e non possiamo evitare L'aumento della temperatura di 1,5 gradi. Perché succederà? Quindi in qualche modo hai già risposto alla mia domanda, ma la domanda era come facciamo a coinvolgere i giovani? E, e anche Diego ha fatto una domanda simile, ma volevo chiederti anche cosa pensi dell'attivismo quando. I, I giovani fanno parte di comunità di altri paesi eh, rispetto ai paesi dove sono nati. E ti chiedo, è, è possibile eh, far sentire la loro voce, per esempio in Romania? Abbiamo molti migranti ehm, per lavoro che si spostano in altri paesi eh, del, dell'Europa. Spesso i loro figli ehm, si trovano eh, in una cultura diversa, anche se non è stata una loro decisione, e eh, spesso sono oggetto di discriminazione. E sembra che siano integrati, ma non è sempre vero. Eh, hanno l'aspetto eh, simile eh, agli altri, sono bianchi, magari parlano anche bene la lingua locale, ma eh, a volte non si ritrovano nelle comunità in cui vivono. E qui ho, ho incontrato un giovane rumeno eh, molto coinvolto nel eh, consiglio giovanile e, e mi ha reso eh, molto orgoglioso e mi ha spiegato la differenza tra l'essere apolitico e apartitico. Un punto davvero secondo me molto importante, che è importante che i giovani comprendano che la politica non deve far paura e che si può eh, fare politica. Co come, come pensi che eh, possiamo aiutare i giovani a comprendere questo e, e sentirsi che possono fare di più eh, e far sentire la loro voce? Perché la loro voce è importante. Innanzitutto grazie per la domanda. Credo che questo debba essere considerato eh, o compreso in quanto processo, quindi non, non si arriva ad una risposta che è una soluzione finale, definitiva. Quel che abbiamo compreso negli ultimi anni è, per esempio, che Amnesty era eh, fondamentalmente fatta da bianchi. Siamo più o meno al 50% uomini e 50% donne, quindi quello non è un problema. Ma le, eh, le persone LGBT negli anni hanno trovato eh, dei periodi della storia di Amnesty in cui ehm, eh, Amnesty è stato molto di supporto e, quindi in altri, e poi però in altri momenti non si sono sentiti sostenuti e se ne sono andati. E quando io ho cominciato nel 2006, molte persone LGBT sono state attirate da Amnesty perché eh, all'epoca eh, eh, Amnesty difendeva i diritti delle persone LGBT, poi per più di dieci anni questo non è più successo, quindi tutto ciò che è stato costruito eh, è, è poi stato distrutto e adesso lo stiamo ricostruendo pezzo per pezzo. Quindi, come, eh, come board abbiamo eh, aperto una, un ambito di lavoro sull'intersezionalità perché abbiamo capito che eh, no, non riusciamo ad affrontare questo problema da soli in maniera corretta e, e quindi dobbiamo trovare un altro modo. Un'altra cosa che abbiamo visto è che ci sono eh, persone eh, di origine migranti che vogliono entrare a far parte di Amnesty ma spesso dopo il primo incontro eh, ci nascono dei, dei, delle discussioni, anche dei litigi, perché i loro background sono molto diversi. E, e, e quando ti trovi da solo in un gruppo in cui in teoria tutti condividono gli stessi valori, ma poi le, le nuance eh, di, de, dei valori sono diverse, le nuance sono molto importanti. Spesso i nostri gruppi non riescono a comprendere le differenze di, di nuanze e, ne e nemmeno a comprendere i litigi che poi scoppiano. Ed è per questo che stiamo cercando di lavorare in ogni gruppo per capire quali sono i problemi di quel gruppo e risolverli. E abbiamo visto che è molto, molto difficile creare un programma a livello nazionale perché le differenze sono fortissime per esempio nelle città più grandi eh, c'è magari una tradizione più, più lunga più antica di, di mettere insieme persone che vengono da tutto il mondo allora nelle grandi città è più facile perché le persone sono più abituate alle differenze ma in realtà più piccole è sostanzialmente impossibile e, e non è che possiamo chiudere il gruppo lì e dire no ne, allora ne, lo apriamo altrove perché chiaramente dobbiamo rispettare anche le, le, le persone che lavorano anche in realtà piccole magari ci lavorano da anni la nostra soluzione è stata quella di Di creare una priorità a livello nazionale, cioè cominciare ad invitare, coinvolgere persone che hanno maggiore esperienza in questo senso, perché al momento Amnesty non ce l'ha l'esperienza, eh, ed, ed è importante anche ammettere con gli attivisti dei vari gruppi, dire ok, stiamo imparando anche noi, quindi se conoscete persone che ci possono insegnare come fare, ben venga. E, e poi è importante cercare di creare un gruppo a livello nazionale che però sia in grado di lavorare con i gruppi locali eh, per gestire i singoli specifici problemi. Perché quando si lavora a livello nazionale con il nostro staff eh, non, non si può dare semplicemente per scontato che eh, i risultati poi arrivino anche a livello locale in maniera automatica o naturale, eh, perché non è che le cose gocciolano dall'alto dall verso, verso il basso, quello succede solo con l'acqua. Mm, io purtroppo non ho una soluzione, in realtà posso condividere con te il problema. E posso dire che per quanto ci riguarda siamo, abbiamo cominciato eh, con l'ammettere la nostra incapacità, poi abbiamo creato un gruppo di persone che hanno cominciato a studiare, a discutere, a eh, cercare relazioni e allo stesso tempo... Eh, hanno cominciato a eh, risolvere i problemi che sono venuti dal basso, perché non si può dire ai gruppi, ah no, scusate, stiamo studiando, eh, riparliamone tra cinque anni eh, quando avremo la soluzione, perché il problema è adesso, gli attivisti se ne stanno andando adesso e, 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 non possiamo, eh, e il problema è che non, 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 non possiamo aspettare cinque anni perché non abbiamo tempo. Forse la cosa più difficile, e con questo concludo: la cosa più difficile è accettare che il futuro non è positivo. La situazione non sta migliorando. Certamente peggiorerà. Eppure dobbiamo essere attivisti. Grazie, bene. In qualche modo, allora è, è il pessimismo della, della ragione, l'ottimismo della volontà che è una frase che mi piace sempre ripetere di Antonio Gramsci, un politico italiano di, di un po' di anni fa. Eh, grazie, grazie a tutti i partecipanti, eh, grazie a, al, agli, alle speaker e a Emanuele Russo, lo speaker di oggi. Eh, io allora va, andiamo alle conclusioni rapidissimamente. Eh, ci tengo solo appunto a, a fare una breve considerazione. Eh, ero partita da Citarvi il lavoro a cui ho partecipato, il grosso lavoro dei 200 lemmi ehm, del lessico, di Lessico Nuvola, le, le parole del cambiamento climatico, che parte appunto dalla ricerca, dall'idea di porsi delle domande, anche la ricerca è questo, porsi delle domande come diceva anche Emanuele Russo eh, e non necessariamente avere le soluzioni in mano, è, è più importante avere appunto, trovare i modi di, ehm, di, di saper porsi delle domande, averne sempre di nuove più che trovare risposte, ovviamente le risposte sono anche importanti. E allora mi viene da dire che uno dei lemmi che in qualche modo mi sembra utile e pregnante poter chiudere con uno di questi lemmi di Lessico Nuvole è appunto il pensiero sistemico, una parola un po' complessa ma che in qualche modo risponde a questa necessità di affrontare la complessità, la complessità del cambiamento climatico che include tantissime questioni, incluse... La migrazione, appunto, che sono appunto il secondo dei temi che, 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 che state affrontando in questi tre giorni eh, di Mind Changer Generation. Allora, eh, il pensiero sistemico ci permette di superare i limiti imposti dai nostri eh, schemi mentali e di abbandonare degli assunti che, che credevamo eh, condivisi da tutti, ma che dobbiamo saper mettere sempre in discussione. E, e i giovani eh, sono quelli adatti proprio per. Eh, per affrontare e avere questo approccio al mondo e ai problemi del mondo, eh, e lo sono perché, da un punto di vista psicologico, sono caratterizzati più di, di, di persone più adulte del, di quello che è detto il pensiero divergente, cioè quello che favorisce la creatività. E, e poi, da un punto di vista neurologico, permette, permettetemi di chiudere con la, con la scienza, visto che dalla scienza io provengo, è eh, perché proprio la maggior parte dello sviluppo cerebro-neuronale ehm, si, si ha tra i 20. 30 anni, quindi questa è, è, è la vostra eh, occasione, è, è il vostro momento più, più produttivo, poi eh, non, non bisogna in realtà mai smettere di essere capaci di mettere in discussione eh, quello, quello che si pensava di sapere. Bene, allora io adesso eh, chiamo sul palco Davide Gandolfi eh, perché abbiamo un passaggio di consegna, come vi avevo detto questo è solo il primo dei, dei tre eh, incontri che si avranno nei prossimi anni, eh, lo dirà anche meglio lui il prossimo sarà a Stoccarda nel, appunto nel 2023 e si chiuderà con Bruxelles nel 2024 quindi eh, prego Davide Gantolfi che poi chiuderà i lavori di oggi con, con la consegna appunto della, della targa grazie a tutti grazie anche se hai spoilerato un po' questo che è veramente l'ultimissimo passaggio di questo, di questo pomeriggio eh, siamo stati qui in un evento internazionale, ehm, è l'evento internazionale per eccellenza a livello mondiale e noi qua a Torino lo sappiamo bene, sono le Olimpiadi. Eh, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi sempre eh, si chiude con la città eh, o il paese che ha ospitato le Olimpiadi in chiusura che passa il testimone, la bandiera olimpica, alla città. Che ospiterà la prossima edizione. Allora, senza voler fare paragoni troppo alti, senza volere, per quanto orgogliosi, di tutto il lavoro fatto questa sera, senza volerci, però, paragonare a un evento così, anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo voluto appunto, in previsione di quello che sarà il secondo evento, eh, Mind Changers che è il Land baden württemberg eh, ospiterà nel 2023 prevedere questo simbolico passaggio di consegne e quindi invito sul palco Christoph in rappresentanza del Land Baden-Württemberg a raccogliere il testimone da Torino dove noi non abbiamo previsto una bandiera bensì una targa che consegno dando appuntamento al 2023. Grazie ancora a tutti. Grazie Davide. Abbiamo ancora domani come giornata di lavoro, quindi non abbiamo ancora finito, però adesso invito tutti voi a continuare quello che abbiamo iniziato a Torino a Stoccarda il prossimo anno la prossima estate ci rivedremo e poi procederemo perché Mind Changers è una campagna e abbiamo ancora tante cose che vogliamo realizzare, grazie un'ultimissima informazione del servizio e poi veramente liberi eh, chi di voi ha le cuffie per le traduzioni per cortesia non si dimentichi di consegnarle dove le hanno prese se no non vi ridanno il documento è mm. un applauso di traduttori assolutamente <ride> concordo grazie ancora a tutti buona serata che bello. piccolo pensiero Le lascio, ti lascio anche la scatola prima che vada in mille pezzi perché l'anno prossimo a Stoccarda la vogliamo vedere la, sì troviamo questo e sì la lo utilizziamo anche a anche...